riporto. Quindi se ci sono domande. Ma perché il fatto dell'economia, cioè, parlavo per fare della salutazione del virus. È un suicidio come non vorrei svalutare dell'Europa, non vorrei svalutare l'euro, oppure è una cosa che non è a pochi e allora, ognuno, cioè, una cosa, io ti posso dire l'opinione che mi sono fatto rispetto alla svalutazione dell'euro. La Germania, dopo la Repubblica di Weimar, fu colpita da un'inflazione che poi ha portato al nazismo. Cioè, dopo che ha perso la Prima Guerra Mondiale, li hanno attaccati producendo un'iperinflazione che ha distrutto il loro tessuto economico. E poi, diciamo, ha aperto le porte a Hitler, in pratica, come forma di totalitarismo. Io ho l'impressione che loro abbiano ancora proprio questo tipo di timore, cioè proprio come una paura, come noi italiani abbiamo bisogno di mangiare, perché io sono di terza generazione, però abbiamo questa cosa che abbiamo paura della fame, loro hanno paura dell'inflazione. E ho l'impressione che in realtà, è per loro, cioè, a tutto il resto dell'Europa converrebbe una svalutazione dell'euro. Sì, però io appunto però penso che non sia tanto un oddio, loro esportano in Europa, non esportano fuori, siamo uno che. Però adesso senza, non voglio fare una cosa antitedesca, però tendenzialmente secondo me sono mossi da questa compulsione di paura dell'inflazione, per cui poi sono un po' rigidini anche come forma, cioè sono, e quindi non si sono ancora accorti che se non si sbrigano a mollare su questo tema. Perché nel momento in cui scompaiono, noi scompariamo come mercati, anche loro vanno un po' a. Quindi diciamo che comunque l'attacco arriva da fuori. Il nemico non è la Germania, però in questo momento quelli che stanno. Questa è un'ipotesi. L'altra ipotesi è che proprio per autodistruzione, siccome la BCE in questo è un ruolo importante, e nella BCE c'è un signore di Goldman Sachs, questa è anche un'ipotesi numero due, che sia proprio parte dell'attacco quello di imporre all'euro di non svalutarsi. O forse le due cose vanno insieme, o ce ne sono solo essere, esatto, stiamo parlando di sistemi complessi, però insomma sì. No, vorrei ritornare un attimo sul discorso che hai accennato della non restituzione del debito, che cosa intendi? Ma in realtà non parlavo tanto di non restituzione, perché allora intanto bisogna capire come è strutturato questo debito. Per esempio, una cosa interessante è che fino a 10 anni fa il debito era, come è ancora in Giappone, quasi tutto verso il mercato interno. Certo. E a quel punto una restituzione del debito, certo, risultava strano, però allo stesso tempo c'era come un patto di fiducia tra Stato e imprenditori, cittadini, per cui non era un grosso problema. È diventato un problema nel momento in cui è stato esternalizzato. Hanno spinto questa cosa con proprio campagne di stampa, mi ricordo degli opinionisti 10 anni fa, perché l'Italia è poco avanzata a livello finanziario, ancora investite in bot, quindi proprio spingendo i fondi di investimento, le cose, campagne massive, pubblicità tutti i giorni. E sono riusciti infatti nel giro di 10 anni a far sì che più della metà adesso del debito comunque sia agli stranieri, soprattutto banche francesi, tedesche, e comunque poi alla fine, secondo me, sotto sotto si potrebbe arrivare sempre agli amichetti nostri, sì, quelli là, non solo Goldman Sachs e amici. Vi ricordate, c'era stato un documentario, quello che parlava dei brogli elettorali, di De Aglio, mi sembra, ricordate? Che vabbè, quello. Però all'interno c'era l'intervista a un tizio, a un finanziere, questi americani di Wall Street, che dice che raccontava placidamente che lui sì, aveva trattato con Berlusconi, no, il debito pubblico me lo prendo io, stai tranquillo, perché questo era uno che controllava diverse migliaia di miliardi. Allora, quindi, tornando alla questione del debito pubblico, allora, nel momento in cui tu scopri che ci sono degli strozzini che si sono appropriati di parte, io lo strozzino lo denuncio, e già è tanto che non gli mando il sushi al plutonio perché sono non violento, perché se si sono nemici, cioè nemici proprio con la N, quindi nei confronti dei cittadini si possono trovare delle forme, quindi non stiamo dicendo. In più, tornando alla moneta sovrana, a quel punto il debito non è un problema perché posso ripagarlo più senza problemi, quindi non si parla di non restituzione del debito in sé. Quello sì, mi immagino, Dio, ma io ho investito in bot, perdo i miei bot, oppure un'azienda. No, no, si parla innanzitutto di non fare di ogni erba un fascio, cioè di andare a depotenziare certe concentrazioni. E in più, siccome certi interessi che stiamo concedendo sono speculativi,
Sono gli interessi sugli interessi. Sì, non solo, ma se tu stai comprando i BTP a un certo tasso, tu, grande banca internazionale, è un investimento speculativo. Certo. E quindi ti assumi, se sei grosso, ti assumi il rischio, se vai in default sono cavoli tuoi. Punto. Diverso è tutelare i cittadini, perché l'interesse è proprio per l'aspetto speculativo del, è un certo. In più, l'altra cosa, minacciare di non ripagare il debito poteva essere un'arma di politica internazionale. Perché noi siamo così. Perché noi siamo. Diciamo che anche Grillo, perché questo lo dicono un sacco di economisti, Krugman, quelli dell'MMT, anche Grillo dice questo, cioè nel senso che a un certo punto, se Goldman Sachs è too big to fail e si è fatta dare 800 miliardi dagli Stati Uniti perché se falliva era un casino, pensa all'Italia, che se falliamo noi, la Germania fa plup, gli Stati Uniti fanno plup, la Cina fa buh. Cioè, a un certo punto, se Goldman Sachs è too big to fail, anche noi siamo too big to fail. Però ci hanno messo il viceré che dice no, non falliremo, i cittadini sono troppo responsabili. Cioè, quello è il tema. E altro tema, siccome questa è una guerra, c'era la fase post-bellica in genere aveva a che vedere con un reset di certe cose. Cioè, se noi cominciassimo a entrare in quest'ottica, che non è una semplice crisi economica, perché se tu vai a vedere come hanno usato la crisi del 2008 per prendere le munizioni, cioè loro hanno fatto finta che stavano per fallire, perché alla fine non gli costava molto in realtà tamponare quella cosa, cioè ce la potevano pure fare come sistema, la storia subprime è un po' stata una scusa per farsi dare una paccata di soldi dagli americani e dagli inglesi fondamentalmente, ma tanti, 800, cioè hanno speso in proporzione più che per tutta la seconda guerra mondiale per non far fallire le banche, gli Stati Uniti, cioè 800 miliardi di dollari, ecco. Allora, uno può vederla come poverini, erano in crisi, stavano per fallire, non era colpa loro, non avevo capito, poverini. Oppure può dire, questi hanno fatto questo gioco per prendere le munizioni per attaccare l'Europa, perché senza quella liquidità non potevano attaccare l'Europa come hanno fatto, cominciando dalla Grecia, poi siamo un po' ottusi, quindi si poteva, cioè, ma anche lì bisogna vedere quanto poi nelle posizioni chiave dell'Europa magari c'era qualcuno, perché insomma di gente di Goldman Sachs c'è anche in Germania. Non è questione, non è complottismo, questa è politica internazionale, sono sempre state le guerre. Non stiamo parlando di una setta oscura, e si sono anche abbastanza alla luce del sole, oltretutto, non è che occultano. Però è evidente come. Sì, però mi sfugge. Cosa? Il momento in cui il nostro debito è per il 50% in anno ad altri stati, ad altre entità. Perché non sono stati. Ecco, sì, non sono stati. Entità straniere. Esatto. Diciamo, alieni. Sì, corpi allievi, in quel senso. Nel momento in cui è così, dov'è allora l'interesse a farci tanto male? Perché alla fine sai cosa? Che noi riprendono loro non sono stupidi, i soldi ce ne hanno tantissimi, ma loro interessa l'economia reale in realtà. Noi abbiamo fior di infrastrutture, fior di. Cioè la conquista, le armi servono per conquistare i paesi. E questi non sono stupidi, i soldi ormai sono i soldi per loro sono uno strumento di potere, perché quando io comincio ad avere 1.000 miliardi, capisci? Cioè, sai cosa? 1.000 miliardi vuol dire che non li potrò mai spendere. Sfido che dovrebbero fare un reality carino, spendi 1.000 miliardi, non puoi, che ti fai? Compri 10 shuttle, cioè è una cosa proprio. E Soros, che è uno di quelli meno cattivi, il giorno in cui ha speculato sul declassamento e si è fatto 1.000 miliardi in un giorno, ha vinto così. E siccome gli scambi in derivati sono pari a diverse decine, cioè sono tipo 10 volte il PIL del mondo, questi hanno come una capacità di fuoco pari a infinito praticamente. Quindi secondo me il concetto di soldi in sé per loro è un altro, qui stiamo parlando di peso del potere. Poi una volta che preso, cioè qui stiamo parlando di un regime tecnofascista, totalitario, e questa è la cosa che dovrebbe un pochino spaventarci. E quindi, però la cosa interessante è che veramente in un attimo si potrebbe impedire
cambiando punto di vista. E ad esempio quello perché che è virtuale. Benetazio questo, se lo conosci. Ma questo infatti lo dicono, cioè è un attimo, basterebbe smettere, cioè, cambiare fede, il denaro basta, non è più. Però, cioè, come passare dal Medioevo al Rinascimento, non è proprio così semplice. Non so se ho risposto alla tua domanda. Sì, sì. Ma cos'era un partito dell'assemblea di Maria Ingrid, conferenza? Vabbè, noi lo facciamo, cioè, noi che siamo sberleffati. Secondo me, cioè, perfino Berlusconi una volta disse, perfino il Partito Umanista ha avuto uno spazio in televisione questa volta. Che hanno dovuto raccogliere firme in Val d'Aosta, no? Cosa, e poi fa perfino. E quella volta gli amici del PD cambiarono il regolamento, che sono la par condicio noi quella volta avremmo avuto accesso ai media nazionali, ma cambiarono il regolamento interno a campagna iniziale, elettorale iniziata, per cambiare, per non farci accedere. Facemmo ricorso, perdemmo e ci volevano pure far pagare il ricorso. Vabbè, lasciamo giusto per. Detto questo, in realtà secondo me non è tanto un partito, lì bisogna proprio cominciare a coordinarci, fare come dei forum, delle cose in cui a partire da questa cosa qui se la si riorganizza da un'altra parte, si fa un comitato di quartiere. Un pratico, perché tutto il tuo discorso è molto bello, ma è molto. Un po' teorico. È molto teorico, in alcuni punti è decisamente utopico per quanto riguarda. Va un po' al di là di quello che si può fare subito, certo. Forse come dice lei, è futuribile, ne so. Allora, rimanendo nella realtà, ad esempio, come un'impresa o delle imprese possono avvicinarsi a questa ipotesi di economia mista? Ma al workshop abbiamo invitato, speriamo che vengano, questi qua, questi 500, ad esempio. Infatti vorrei sentirlo da questi 500 eroi che ci stanno provando. Esatto. Cioè, sì, sì, bisogna, assolutamente. Io penso che noi nel nostro piccolo però possiamo cominciare, per esempio, con questa crisi che c'è, io non so, io lo so come sta il mio vicino perché gli sto pagando le bollette. Vabbè. Ma uno ha vergogna, c'è un sacco di gente che ha vergogna, che non te lo dice. Allora, per esempio, iniziare proprio a ricostruire un tessuto di vicinato, andando a chiedere ai vicini come stanno, organizzando, sembrano cose stupide, organizzando dei gruppi di vicinato in cui si esplicita il fatto che ci si aiuterà se qualcuno ha problemi. Io la vedo così la partenza, proprio ripartire dal tessuto, dall'infrastruttura minima, che ce l'hanno bombardata, uno ormai non vive il vicino, è uno sconosciuto. Allora io o addirittura, cioè provare veramente a ripartire dal locale, dal quartiere, da dove uno, e vedere, io mi immagino questo sinceramente, iniziare dal, certo poi se uno ha la possibilità di partire, non tanto dall'economia ma dal tessuto. Dal basso, però lanciando immagini, cioè permettendosi di lanciare immagini grandi, non so come dire, perché poi se tu le lanci magari qualcosa succede, perché e questa, col casino che c'è adesso, se dei gruppi cominciano a auto-organizzarsi, a essere solidali, può essere di questa cosa c'è veramente bisogno. Ma anche favorendo il dialogo tra queste nuove realtà che, certo, sembrano isolate, però se comunicassero tra loro. No, infatti voi dovete essere più presenti sui mezzi. È che noi siamo quelli che siamo. Infatti, siamo aiuto in questo, perché effettivamente. Io sono stato responsabile stampa anche, tu non hai idea di quanto noi abbiamo per anni inondato tutte le possibili redazioni dei giornali, delle televisioni, ma figurati, io quando ho fatto il sindaco, il pro sindaco, sono anche andato in qualche programma, ho fatto il candidato sindaco, andavamo in televisione sempre nei programmi di serie B perché la Moratti non ci ha voluto incontrare, però che dire. Certo. Perché manca l'aggancio con la realtà in questi discorsi, sono ancora. No, lì c'è che proprio un po' di censura. Quella era un po' di censura proprio, perché a volte era proprio che facevi anche una cosa interessante, un po' come è successo con il summit della Modern Money Theory, cioè una notizia da dare. Neanche Repubblica 2 giorni prima aveva parlato degli economisti in questione perché erano stati intervistati dal Washington Post. Però del seminario in Italia neanche una. Diciamo che sono molto bravi, sono molto selettivi, diciamo. Però diciamo che per esempio adesso noi quello che stiamo cercando di fare è agglutinare,
Quindi per esempio adesso stiamo facendo questi incontri, poi il workshop al workshop questo qui di giugno stiamo invitando sia un economista italiano dell'MMT, Nino Galloni, che è uno che arriva, è un economista storico e sta denunciando tutto il tradimento dell'economia italiana. Aldo Carra, che è un economista, lui era il direttore del Centro Studi CGL e sta scrivendo dei libri su come riformare il PIL, gli indicatori economici, quindi tutto un altro punto di vista. Poi Pino Strano, che è un altro gruppo che si sta occupando di democrazia diretta, un altro esponente, Dario Rinco di Quorum Zero, che è un'altra. Quindi dove riusciamo ad arrivare? Abbiamo invitato anche Giulietto Chiesa, ma per adesso non è. Quindi stiamo cercando di lavorare. Basilio Rizzo verrà a titolo personale anche perché era nella lista che abbiamo appoggiato anche noi. Abbiamo contattato diversi di quella trasmissione di report. Quindi, diversi che ci sono, li hanno già contattati. Questi imprenditori di Bolzano, l'economista, quello austriaco. Bisogna fare rete, come anche siamo disposti a andare se qualcun altro organizza, e lì facendo rete magari succede qualcosa. Perché anche lì. Perché se poi ognuno lancia la sua cosa come adesso tutti quanti devono farla come faccio io, succede che poi. Vabbè.